Chiusura senza botto per le commissioni consiliari permanenti al Comune di Salerno. Ultimo giorno di votazione, sempre con la modalità palese, per scegliere le presidenze della quarta, sport, politica e giovanile e innovazione, ottava, mobilità e nona, ambiente e cultura. Così come è accaduto nei giorni scorsi, nessuna particolare sorpresa con la maggioranza che ha rispettato le indicazioni della vigilia e quindi le decisioni prese a luglio. Prima votazione dedicata alla commissione che si occupa di sport, politica e giovanile e innovazione, che sarà guidata da Corrado Naddeo, eletto in campagna libera. Vice Paola De Roberto, Salerno per i giovani. Tutto come previsto anche per le altre due. Alla mobilità, presidenza per Mimmo Ventura, Salerno per i giovani. Vice il collega di lista Donato Pessolano. Chiusura con ambiente e cultura, con Ermanno Guerra, già alla guida della commissione statuto, presidente, Rocco Galdi, sempre dei progressisti, come vice. Chiuso il capitolo delle presidenze, quindi, ed in attesa del Consiglio Comunale, che dovrebbe tenersi ad ottobre, sarà possibile programmare le prime riunioni delle commissioni, nelle quali effettuare il lavoro preparatorio in vista proprio dell'assise cittadino. Per il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Ferrara, la maggioranza sta rispettando i tempi e non ci sono state polemiche reali. È stato un lavoro veramente estremante, ma alla fine si è arrivato ad un buon accordo per tutti, c'è massima coesione. Adesso l'unica parola d'ordine è quello di portare avanti un discorso per il bene comune riguardante tutta la città, con tutti i problemi che ci sono. Certamente ci sarà adesso l'organizzazione del calendario delle commissioni che permetterà su ogni tematica di poi individuare le singole problematiche per avviare i lavori che dovremmo fare. Su mal di pancia? Assolutamente no, io anzi ribadisco che ho trovato massima correttezza istituzionale sia da parte dell'opposizione che della maggioranza. Anche per l'altra consigliera comunale di maggioranza, Pachi Memoli, la maggioranza ha superato lo scoglio presidenze, senza effettivi mal di pancia o polemiche, dalla scelta dei nomi alla votazione palese non segreta, come chiesta invece da Roberto Celano. La posizione di Pachi Memoli è la posizione della maggioranza. Noi abbiamo votato con voto palese perché riteniamo che il voto palese sia un discorso, diciamo, di trasparenza, lo meritano i nostri elettori che ci hanno dato fiducia. E poi su alcune affermazioni fatte che la maggioranza e i consiglieri di maggioranza sono stati obbligati a dare il voto palese, noi chiaramente diamo tutto il nostro dissenso perché non c'è stata nessuna minaccia, come è stato praticamente detto, anche perché non c'è stata nessuna alternativa della volontà individuale. Noi siamo delle persone libere e quindi votiamo secondo la nostra coscienza. E non c'è stata nessuna polemica, la maggioranza è unita, abbiamo deciso praticamente così, ma soprattutto, lo ribadisco, questa decisione nasce da un discorso di trasparenza nei confronti della nostra città.